Due cose, dovevo fare una fotografia sintetica di quello che sta succedendo in questi giorni, dovuti al fatto, come diceva Giuseppe, che una parte dell'ospedale risulta essere chiusa per una carenza cronica di personale, che è quello del MCAO, che non fa più ricoveri ordinari brevi. Però per giusta verità devo dire anche che il pronto soccorso allo stato attuale funziona, quindi dobbiamo dare un messaggio giusto alla gente: il pronto soccorso funziona, anche l'ortopedia, anche la ginecologia, perché fino ad ora si ricoverano le donne sia a termini di gravidanza sia per altri motivi, e anche la medicina. Quindi questa mi sembra un'informazione giusta e corretta che noi da parte nostra dobbiamo dare alla cittadinanza. Diciamo, per problemi di carenza cronica di personale e di spazi, diciamo, che ci sono, però che allo stato attuale non sono idonei, una parte, diciamo, dell'ospedale, quello che è l'MCAO, poi significa medicina, chirurgia, accettazione e urgenza, è chiusa. Noi sappiamo della famosa lettera che è stata portata in consiglio comunale dal dottore Desse il giorno 17, mi sembra, di gennaio. Era la lettera del responsabile dell'MCAO, del dottor Azzara, il quale diceva, invitava i colleghi a desistere ad effettuare il ricovero presso l'MCAO perché non c'è personale. Questo ci ha messo in allarme, e da qua è iniziata un movimento d'opinione. Tanti cittadini che sabato sono venuti, ci siamo dati appuntamento in ospedale per andare a vedere realmente cosa succedeva. La stessa sensibilità non l'ha avuta l'amministrazione, addirittura poi magari il dottore Desio vi dirà anche che loro hanno tenuto anche una commissione consigliare giovedì scorso proprio per parlare anche di questo argomento, e il sindaco, come al solito, non c'era, era assente. Stasera poi abbiamo scoperto che nemmeno il vice sindaco era a conoscenza che c'era questa commissione per discutere questo fatto, diciamo così, della chiusura delle di estrema gravità. Ed è con questo presupposto che nasce questo movimento d'opinione, che vuole accendere i riflettori sulla sanità a Pantelleria.